Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui oggi finalmente con Death Stranding, titolo attesissimo immagino da tutti quanti voi, me in primis. Oggi ragazzi partiamo con un primissimo episodio, vediamo se organizzare una serie, mi piacerebbe portarlo avanti, fatemi sapere anche la vostra nei commenti. Mi piacerebbe anche fare video magari anche abbastanza corposi perché è un titolo molto particolare, molto intrigante, non mi sono spoilerato niente, ho visto anche pochissimo per quanto riguarda i trailer, perché appunto non volevo vedere niente, visto che è un titolo che mi sarei giocato e goduto in prima persona. Quindi, ragazzi, oggi partiamo con questa nuovissima avventura e spero che voi vogliate farne parte. Partiamo con una nuova partita. Yes. Sono stati osservati livelli maggiori di abilità Dooms nelle persone nate sotto le costellazioni come Cancro, Pesci, Balena, Delfino e Orione. Prima vi fa mettere la vostra data di nascita. Sarà un titolo molto narrativo e noi ci godremo questa narrazione. Un tempo ci fu un'esplosione, uno scoppio che diede origine al tempo e allo spazio. Un tempo ci fu un'esplosione, uno scoppio che portò un pianeta a ruotare in quello spazio. Un tempo ci fu un'esplosione, uno scoppio che generò la vita così come la conosciamo. E poi arrivò un'altra esplosione.
No! Ah, fantastico. Ah, cazzo. Ok, recupera il tuo carico, poi trova un riparo dalla pioggia. Muovi telecamera in movimento. Signori, un inizio con una regia e un colpo d'occhio a dir poco spettacolari. Afferra con la mano destra, afferra con la mano sinistra. 17 kg su 120, ok. Porta in spalla. Perfetto. E il carico... Ok, tra l'altro abbiamo potuto... Non so se ci avete fatto caso, abbiamo visto come... Dobbiamo appunto adesso cercare di metterci al riparo. Quello è l'obiettivo. R1 premi per analizzare. Da questa pioggia, che è una pioggia acida, perché abbiamo... Ok... Ci sono diversi obiettivi, alcune crocettine rosse che ci stanno, al momento sembra di indicare le rocce. Lo scanner di carico. Parte del carico è un proprio ID. E sì, noi abbiamo un qualcosa che abbiamo perso qui. Mantieni l'equilibrio, aspetta. Ma posso... Ok, possiamo arrampicarci. Aspettate che provo a recuperare comunque quest'altro carico. Porta in spalla. Visivamente è a dir poco spettacolare. Sparsi in giro. Portali a destinazione in buone condizioni diventa sempre più faticoso. Ok, do un'occhiatina per vedere se abbiamo recuperato tutto. Dicevo, abbiamo visto come... C'era quella pioggia acida che ci ha sbiondito il nostro ciuffetto, così come ha fatto fuori un po' di uccelli che stavano cercando appunto di scappare. E posso passare di qua? Apparentemente sì. Ragazzi, come detto, vorrei godermi il gioco al meglio, quindi andremo con una certa calma nell'esplorare quello che è il mondo di gioco, anche perché immagino che sia uno degli aspetti anche importanti del titolo. Ok, dobbiamo prima ripararci allora? Molto bene. Ah.
Se ne sono andate. Ehi, ma che hai? Non ti volevo stringere così forte. Tu lacrimi. Hai un'allergia chirale. Quindi hai le Dooms, come me. Io ho il fattore estinzione, ma credo che tu mi batta. Di che livello sei? Le puoi vedere, giusto? No, ma riesco a sentirle. Livello 2, allora. Che cosa ci fai qui? Cerco di non bagnarmi, come te. Sembra che abbia smesso. Io mi chiamo Fragile. Sì, ho sentito parlare di te. Davvero? Sam Porter Bridges. L'uomo delle consegne. Un criptobionte al giorno leva la pioggia di torno. Ti va di lavorare per me? Deve essere dura lavorare da solo. Sul serio? Credevo che la Fragile Express fosse piena di gente. Piena di traditori. Siamo rimasti in pochi ormai. In pochi a essere onesti. E per giunta, anche di me è rimasto ben poco. Sono intrisa dal collo ai piedi. Non posso esserti d'aiuto. Io faccio consegne, nient'altro. Terminale centrale per le consegne. Corriere Sam Porter Bridges. Il destinatario è in attesa della consegna. Stai andando in città? Fa attenzione. Quelle cose non scompaiono a lungo. La cronopioggia fa invecchiare ciò che tocca, ma non può spazzare via tutto quanto. Il passato non ti abbandonerà. Ci vediamo in giro. Sam Porter Bridges. Che inizio, signori, che inizio. Consegna uno più carichi di farmaci intelligenti, barra ematica e barra del vigore. Ok, quando raggiunge lo 0 Sam muore, la barra blu in basso e la barra del vigore. Una volta esaurito il movimento di Sam sono rallentati ed è più difficile mantenere l'equilibrio. Ok, allora, non so, un po' di cose che abbiamo notato è la cronopioggia, quindi in realtà non era pioggia acida, ma è una pioggia che fa invecchiare tutto quello ciò che tutto quello che tocca, come ci hai detto, Fragile. Infatti l'abbiamo notato anche dalla foto. Un'altra cosa che ho notato, non so se ci avete fatto caso, le orme di quegli esseri che noi non riusciamo a vedere, dove passano crescono dei germogli, quindi poi pian piano cercheremo di capire, il gioco ci farà capire un po' di cose. Altra cosa che ho notato è, hai visto quante manate che c'ha addosso Sam? Che della serie, se te vede tua moglie così, te taglia il collo, per non dire altro. Comunque, a parte gli scherzi, ragazzi, io direi di dare un'occhiatina a tutto quello che ci circonda. Quelli sono i farmaci e lì in realtà c'è anche qualcosa che forse possiamo raccogliere. Qui dietro non c'è niente nella grotta. No, non è vero, ci sta qualcosa nella grotta.
Non vedo assolutamente niente, ma ci fidiamo. La registrazione forse è leggermente più luminosa del gioco. Oddio, insomma. Mamma mia, signori, pure le musiche. Da pelle d'oca. Sono veramente stracurioso di questo titolo perché... cioè, prima dell'uscita, onestamente, non credo si sia capito granché, tra virgolette. È stato molto criptico il titolo fino... ah, lo possiamo mangiare, quello che ci aveva offerto lei. Rallentare i tuoi movimenti, ok. Ripristinare velocemente i parametri ematici, ok. Quindi ci curiamo sostanzialmente. E poi, signori, parliamo di Kojima. Cioè, di certo non l'ultimo arrivato, quindi tanta stima per questa persona e tanta curiosità in quei prodotti che va a creare. E le musiche probabilmente ce le segnalerà per copyright, ragazzi, però onestamente chi se ne frega. Merita, secondo me, di essere vissuto al 100%. Aspetta, manteniamo l'equilibrio. Ah, se manteniamo l'equilibrio... ok, quindi io con i grilletti L2 ed R2 mantengo la cinghia dello zaino, entrambe per mantenere l'equilibrio. Questo è il cervo che era scappato dalla grotta prima, diciamo che non ha fatto molta strada. Quello è il nostro obiettivo e io posso attraversare l'acqua. Farmaci. Oddio, non lo so, penso di sì. Oddio, ce lo dà come blu, non so. È un blu buono. Aspetta, manteniamo l'equilibrio. Se lascio le cinghie è un po' più traballante, forse così. La barra del vigore sembra essere più duratura. Io metto tutto in spalla, signori. Ce n'è un altro lì. Sì, siamo al prologo al momento e vediamo anche i titoli di testa con le persone che hanno lavorato a questo titolo. La resistenza appare sopra la barra del vigore quando un'azione... ma poi visivamente, cioè, siamo su PlayStation 4 Pro, ma, cioè, comunque è qualcosa di impressionante. Il titolo, se non erro, dovrebbe sbarcare anche su PC. Non so quante migliorie si possano apportare, ma, cioè, se già è così qua... vicino non so immaginare cosa possa essere, ma come detto, già così. Aspetta, scavalchiamo qua, ce la facciamo. Ok, vabbè, dai, è abbastanza agile il nostro Sam nonostante il carico in spalla. Ok, non credo di dover mangiare più. Aspetta che passo di qua, là non riusciva a passare, posso arrampicarmi anche qui. E dove si va? Il carico l'abbiamo raccolto, ora... e niente, ora non si sa. Non lo so, vado di qua, occhio. Si è vista anche... si sono viste delle costruzioni dalla distanza... ah, ce n'è un altro lì e un altro lì in realtà, ok. Io per il momento, ragazzi, vorrei lasciare un po' tutto senza tagliare, perché... cioè vi taglierei questi scorci e questa esplorazione che ci porta a vedere degli ambienti che devono essere visti, quindi dovremmo arrivare lì. Non so se posso fare il giro di qua. Poi capiremo anche cosa sono quelle icone lì in basso a sinistra. Dovremmo arrivare dall'altro lato, ma onestamente qua, occhio,
sembra un po' più altina l'acqua, non so se posso attraversare. Allora, credo che il blu qua... sì, ok, il blu potrebbe starci ad indicare che qua possiamo passare di là, insomma. Si rischia un po', pure controcorrente qua. Con quante difficoltà, però forse piano piano ce la facciamo. Il gioco immagino voglia anche farti comprendere quella che è la difficoltà, le difficoltà che incontra il nostro Sam nel trasportare questi carichi. E effettivamente la pesantezza si sente tutta. Se lasciamo questi, ok, abbiamo meno equilibrio e consumiamo, come vedete, più vigore. Lo recuperiamo però non completamente, perché evidentemente abbiamo consumato troppo. Comunque possiamo portare 120 kg, al momento siamo a 24, quindi della serie dai Sam che puoi caricarti 120 kg di roba, quindi non ti serve neanche il camioncino di Bartolini per L3 corri. Ok, però consumiamo vigore, quindi fino a un certo punto è meglio utilizzare la corsa. Carichiamo anche questo. Aspetta, lunghi. Aia, questo ci ha dato una bella trambata, eh. Carico eccessivo, più facile perdere equilibrio. Se inizia a barcollare destra o sinistra, usa L2 o R2 per spostare il peso nella direzione opposta e recuperare l'equilibrio. Ok, immagino che sia quella la zona di consegna. Sembra di sì, ok. Ok, quindi possiamo andare. I video probabilmente saranno anche un po' lunghetti, no? Per un gioco del genere. Oh, ah, vedi come perde l'equilibrio. Noi dobbiamo premere R2 per riprendere. Carico. Ok, siamo pesantini, Sam. Mi raccomando, piano. Ah no, cosa è per scaricare? Ah, no, che scarichiamo? Al momento siamo, cioè va bene così. Va bene. Central Knot City. Piano, piano, madonna mia, le difficoltà di quest'uomo. Tieni premuto, ok, quando l'icona devi tenere premuto. Terrai una risposta al terminale. Consegna carico richiesto, opzioni terminale, ok, 74 kg. Insomma, se arriviamo a 74 con queste difficoltà, 120 la vedo un po' impraticabile, però. Effettua la consegna. Consegna carico richiesto. Allora, consegna carico attuale, farmaci, restituisci. Tutto il carico richiesto è pronto per la consegna, l'ordine può essere completato, ok. Conferma contenuto e consegna, ma immagino di sì. Ma siamo belli leggeri. Perché ci hai messo così tanto? Le leggende non arrivano in ritardo. C'era una forte tempesta, ho perso la moto. Te la sei vista brutta, eh? Bene, il carico è in perfette condizioni. Beh, ci hai fatto aspettare. Ma tutto il resto sembra in condizioni perfette. Quindi, ottimo lavoro. Aspettiamo la prossima consegna. Aveva le manette. Comunque. Ok, ne abbiamo consegnati 4 di 4. Consegna farmaci intelligenti, a posto. Consegna effettuata. 28 mi piace. Quantità 1 più, ok. Danni medi al carico, nessuno. Distanza coperta, non soggetta a valutazione, però. Sta di fatto che l'abbiamo fatta sta strada, quindi. Beh, ci siamo fatti 1,3 km, signori. Mi piace ottenuti completando l'ordine 186. Mi piace da addestramento. Adesso sale consegnare il mio mestiere. Molto bene. Situazione generale. S. Ok.
R1 attiva salto automatico oppure avanti? Avanti. Voglio capire anche queste cose cosa ci fanno vedere. Quindi vede se consegniamo il carico, la distanza residua, ok, il danno che possiamo fare al carico, il tutto per avere dei mi piace. Cosa non si fa per dei mi piace, signori? Poi immagino che capiremo anche qualcosa riguardo sti mi piace da, da destinatario, che ho detto prima, addestramento. Allora, situazione generale, tempo di consegna, ok, lì penso che ci faccia vedere anche... un po' la nostra valutazione, come si modifica. Che fa, abbiamo livellato un po', molto bene. Ok. Beh, sarà una cosa che scopriremo, immagino, strada facendo. Adesso sono i primissimi passi, quindi. Stava di nuovo, voglio vedere come scendi. Igor, Bridges, smaltimento cadaveri. Sam Porter, immagino. Giusto. Non ti piace il contatto fisico. Il profilo diceva che hai una specie di fobia. Sei dello smaltimento cadaveri? Che è successo? Senti, diamoci una mossa. Te lo spiego strada facendo. Andiamo. Vieni a dare un'occhiata. Già impacchettato per l'inceneritore. Da quanto tempo è che è morto? Non si sa con certezza, ma io direi che è morto da almeno 40 ore. Non l'hanno messo in quarantena? Non era malato, si è suicidato. È fortuna che l'abbiamo trovato. L'ho trattato con il ghiaccio, ma non so quando andrà in necrosi. Dove lo porti? L'inceneritore più vicino è a nord. Quella strada pullula di CA. Non puoi portarlo altrove. Magari potessi, però non c'è tempo. Allora perché non bruciarlo qui, questo poveraccio? E disperdere il chiralium così vicino alla città non si può fare. Sarebbe meglio che tentare quella strada. Senti, possiamo farcela. Ma ho bisogno di uno come te, dotato di Tooms. Beh, è già nella prima fase della necrosi. Dai, o qui resterà solo un cratere. Che vuoi fare? Posso contare su di te? Allora la Bridges sottoscrive un contratto con Sam Porter. Sam. Solo Sam. E non scovole, CA. Io le sento. Per questo mi sono premunito. Un bridge baby, eh? E con il suo aiuto noi ci troveremo sempre un passo avanti a loro. Ogni volta mi fa sentire una merda. Già, perché ti colleghi con l'aldilà. Sconvolge anche me. Partiamo! C'è tanta carne al fuoco, signori, i bambini, il collegamento con l'aldilà, Dooms, i chirali, insomma...
veramente tanta carne al fuoco e tante domande che uno si fa, ma pian piano immagino troveranno risposta. Il mondo era molto diverso quando ero bambino. L'America era una nazione, ognuno era libero di andare dove diavolo gli pareva. Non avevamo bisogno di corrieri come te. Avevamo autostrade, aerei. Pensa, potevamo visitare altre nazioni. Sarebbe inconcepibile ora. Come puoi vedere, Death Stranding ci ha incasinato per bene. E ha trascinato nella merda tutti quanti. E se per caso riuscivi a sopravvivere, ci pensava la cronopioggia a spazzarti via. Poi dalla spiaggia sono comparsi quei mostri. Il mondo dei vivi e quello dei morti si sono mescolati insieme. È allora che la gente si è barricata nelle città e i corrieri come te sono stati messi su un piedistallo. Porca puttana! L'arcobaleno! Quando arriviamo all'inceneritore, sta per trasformarsi. Merda, non ci resta che tagliare per le CIA. Si è fermato. Quegli stronzi ci hanno attirato in una trappola. Andiamo via di qui. Sam, vedi qualcosa? Ha detto che si sta trasformando. Poi ha parlato anche di un'esplosione. Nel caso si trasformasse. Niente. Che era già in necrosi, che immagino non è la classica necrosi che conosciamo noi. Non è la morte dei tessuti, o comunque deve essere rotto, non funziona. La morte dei tessuti è diversa. Non saprei neanche dove guardare per cercare di capire qualcosa, perché si sente ma non si vede.
fiatare. Mamma mia, signori. Mamma mia, la pelle d'oca. E vabbè, poi parliamo. Thank you.
Il London Bridge crollerà. Oh mia signora. Ah, ok, da qua ripartiamo. Analizza movimento, riemersione. Sam è un riemerso. Ciò significa che può tornare in vita quando viene ucciso, facendo ritorno da un luogo noto come l'abisso. Se dovessi finire lì, segui il filo per ricondurre l'anima di Sam al suo corpo e riportalo in vita. Ok, vabbè, Sam ce l'abbiamo qui vicino. Un attimo, perché volevo anche vedermi un po' intorno, ma credo che comunque sia indirizzata la cosa. Sì. Un tempo ci fu un'esplosione, uno scoppio che generò la vita così come la conosciamo. E poi arrivò un'altra esplosione. Un'esplosione che per noi sarà l'ultima. Ragazzi, ci sono parecchie cose su cui da valutare, parecchie cose di cui parlare. È molto intrippante come cosa, è molto intrippante, è molto particolare, è molto difficile al momento da valutare. Ci sono tanti elementi che uno cerca già di mettere a fuoco, ma penso che sia troppo presto per mettere a fuoco questi elementi, i bambini che... naturalmente noi facciamo queste valutazioni per chi è andato avanti o per chi già sa cose, mi raccomando non spoilerate, al momento rimaniamo sempre passo passo a quello che facciamo, però c'è da scoprire questo collegamento con i bambini, questa cosa che abbiamo visto nella bocca e il bambino all'interno, insomma c'è da vedere un pochino queste cose, così come ci sono altri elementi che abbiamo potuto vedere in questa cutscene, in questo intermezzo particolare, non so, a parte la fase delle balene, lì c'è stato anche uno zoom un pochino, cioè nulla secondo me è fatto al caso, perché non so se avete notato che l'inquadratura si è spostata su Sam, e ha inquadrato anche quella cicatrice che è molto particolare, perché è una cicatrice a forma di X, se vogliamo, forma di più. Un'altra cosa è il fatto del
nella fase in cui ci eravamo ribaltati. Il cadavere che stavamo trasportando, avete visto che si è trasformato in quella specie di sostanza oleosa nera, ma allo stesso tempo ha lasciato un po' una polverina dorata che è andata in... si è dispersa nell'aria, così come dobbiamo vedere un pochino questa sostanza oleosa nera, cos'è, da dove viene, come funziona, come si è espansa. Abbiamo visto lì che ce n'era pochina, poi pian piano è stata sempre di più. Abbiamo visto come gli altri che ci stavano accompagnando hanno preferito, quello ha preferito togliere la vita al suo amico e togliersi la vita a lui prima di non sappiamo cosa, o meglio prima di andare in aria, perché c'è stato anche un cambio gravitazionale abbastanza particolare. Poi una volta che è arrivato, sembra verso la testa di quella figura, la testa è esplosa e quello cercava, diciamo, di suicidarsi prima di arrivare lì. E altra cosa, abbiamo visto anche quell'uomo che è apparso sull'auto, che sembrava molto molto paua con la sua armatura, il suo bambino, il suo che ha detto di far silenzio, ha indicato qualcosa, cioè quelli che stavano si stavano avvicinando. Insomma, ci sono tantissime cose da valutare. Ragazzi, a questo punto io comunque direi di salutarci qui con questo primissimo episodio, con questo prologo. Mi raccomando, voi come sempre fatemi sapere la vostra, mi raccomando lasciate like, condividete per supportare questo video, questa che potrebbe essere una bella seriozza, ma naturalmente c'è bisogno del vostro supporto, quindi mi raccomando fatemi sapere anche la vostra. Noi ci vediamo alla prossima, non so se riuscirò a portarvi un altro video in giornata o magari domani. Comunque, mi raccomando, restate sintonizzati. Un saluto a tutti da quel tale Ale e mi raccomando, seguitemi anche su Instagram e su Twitch per le live.